Marco, dico. Buongiorno, sono Paul Di Stefano, chef del Duca del Lupo di Modena. Oggi vi propongo una costata di mora romagnola, un maiale allevato allo sull'acqua del mora romagnola, con aceto balsamico extravecchio e un'insalata di radicchi di campo, olive tarzasche nere denocciolate e pane croccante al rosmarino. Tagliamo dal fondo della lombata il maiale nero una generosa costata, proprio come se fosse un manzo. Poi prendiamo una padella, un buon olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio solamente schiacciato, quando inizia a frigolare 20 secondi e poi buttiamo via l'aglio. Mettiamo la nostra costata, la fa rimandare forte su entrambi i lati per poi finire la cottura in forno. Quindi sale grosso, un pochettino di spezie sia da una parte che dall'altra. Appena un gozzo d'olio. Mettiamo in forno a 220 gradi per 7 minuti. Intanto prepariamo l'insalata, radicchi di campo che vengono da un'azienda biologica, qua vicino, due olive nere, in questo caso sono già tarzasche. Un goccio di olio extravergine d'oliva, qui abbiamo un macellare del pesce di questa, una puntina di sale, appena un pochettino di trito di rosmarino, adagiamo su un lato del piatto. Questi radicchi che sono veramente amari aiuteranno a compensare la dolcezza della carne di mora romagnola. Ecco che è buona cosa dirsi, ha un grasso particolarmente buono e particolarmente dolce. Aggiungiamo un po' di pane tostato utilizzando tostato insieme a del rosmarino e a un filo di pepe. La nostra tostata dopo circa 10 minuti di forno la andiamo a impiattare in questo modo. Stacchiamo tutta la carne dall'osso, si può vedere come è tenera, andiamo a affettare e a creare appunto una vera e propria tagliata, come se fosse una bistecca alla fiorentina. Apriamo l'osso. A ricomporre la nostra
appena un goccio d'olio. Di sale grosso, magari di cervia, e per impreziosire tutto qualche goccia di aceto balsamico e stracchino. La nostra costata di mora romagnola levata allo stato brado con un'insalata croccante di radicchi di campo, olive taggiasche e pane aromatico.